Ben ritrovati ad Acqua Azzurro, l'Empoli pareggia contro il Genoa, vola 9 punti dal Cagliari terz'ultimo e alle porte proprio lo scontro importantissimo, decisivo, probabilmente in chiave classifica di sabato al Sant'Elia. Con noi Tommaso Carmignani. Ciao, buonasera a tutti. Alessandro Lippi. Ciao, buonasera. Prima di fare il punto della situazione insieme al servizio che tra poco vi mostreremo, subito un commento alla partita di ieri. L'Empoli che ha sofferto molto nel primo tempo e poi è cresciuto. Sì, un buon punto, un pareggio di quelli che fanno bene, perché poi a volte no, ci sono pareggi e pareggi. A volte avevamo visto Empoli che magari pareggiava e avrebbe meritato di vincere, allora c'era anche un pizzico di rammarico. In realtà credo che dopo la partita di ieri ci sia poco rammarico e molta soddisfazione, perché l'Empoli nel primo tempo ha sofferto tantissimo, come probabilmente mai avevamo visto soffrire in casa soprattutto, e non riusciva veramente a giocare, un po' per merito del Genoa, un po' secondo me per colpa dell'Empoli. Nel secondo tempo i liguri sono calati e gli azzurri sono stati bravi ad approfittarne, poi è arrivato il solito calcio d'angolo e alla fine arriva un 1-1 secondo me che vale quasi quanto una vittoria. Alessandro? La metto così, clamoroso al Castellani, per la prima volta direi quest'anno gli azzurri hanno trovato una squadra che ha giocato meglio di loro, che li ha messi in difficoltà o a tratti addirittura sotto. Però fatta questa osservazione, mi pare che il punto sia più che buono, faccia classifica, sposo perfettamente la tesi di Tommaso, io addirittura sono molto sereno, nel senso che per me la salvezza è cosa praticamente acquisita, mancano i numeri, l'aritmetica, però sono dei dettagli. Molti stanno incrociando le dita, ti arriveranno qualche maledizione, no, probabilmente dai tifosi, Erika, che ci guarderanno. Da un punto di vista la scaramanzia nel calcio sia fondamentale, che non ci sia ancora la certezza assoluta di questo traguardo, ma se ti metti a ragionare con un filo di logica, e il calcio ne ha forse più di quanta sospettiamo, questa salvezza è nelle cose. Ma se anche l'Empoli avesse gli stessi identici punti di Cagliari e Cesena, io sarei egualmente certo di questo traguardo, per il semplice motivo che la formazione di Sarri è più attrezzata, gioca meglio, è più forte delle sue dirette contendenti. Andiamo a fare il punto della situazione insieme a questo servizio. L'Empoli raccoglie un punto sofferto contro il Genoa e vola a 29 punti a più 9 dal Cagliari terz'ultimo. Alle porte la trasferta al Sant'Elia in uno scontro chiave in termini di salvezza. Grinta e coltello tra i denti in una sfida tra due formazioni offensive alla ricerca di punti preziosi. La prima gara della gestione Zaman Bis. Nel pomeriggio infatti l'ufficialità del ritorno in panchina del Boemo dopo l'esonero di Gianfranco Zola. Oggi però in casa Empoli è il giorno di Maurizio Sarri, premiato questa mattina a Coverciano con la panchina d'argento. Una cavalcata verso la promozione in A che ha messo quasi tutti d'accordo. 36 voti su 52 per Sarri, che si aggiudica così il riconoscimento di miglior tecnico della serie cadetta della scorsa stagione. A premiarlo il presidente dell'AIAC Renzo Olivieri e il presidente della Lega di Serie B Andrea Bodi. La panchina d'oro per il campionato di Serie A è stata invece vinta da Antonio Conte. Merito del Genoa nel primo tempo, però tu Tommaso facevi riferimento anche forse a un demerito dell'Empoli. La domanda è, forse l'Empoli sta attraversando un calo stagionale? No, non lo so, non credo. Direi innanzitutto che ci sono verificati alcuni fattori. Innanzitutto l'Empoli nel primo tempo si è trovato contro vento, per una squadra che è vento molto forte. Chi gioca come gioca l'Empoli purtroppo ha bisogno di una tutta una serie di condizioni perfette, a volte sembrano lamentele o alibi, però è chiaro che quando Sarri si lamenta del campo lo fa perché sa che la sua squadra gioca palla a terra, non ha giocatori molto forti fisicamente, quindi c'è bisogno davvero che la palla scorra bene. Il vento allo stesso modo dà fastidio nei tentativi di verticalizzazione, soprattutto in quelli di Val di Fiori e compagnia. Poi meriti del Genoa, perché il Genoa ha fatto quello che ha fatto il Palermo, è andata a pressare alto l'Empoli. Questo è un rischio, perché comunque la squadra di Sarri quando riparte ti fa male, però se riesce a farlo bene, se riesce a pressare bene, blocchi Val di Fiori, blocchi l'Empoli. E poi secondo me la formazione azzurra è mancata, probabilmente dietro c'è un Laurini che non è ancora purtroppo in condizione, lo abbiamo visto abbastanza chiaramente. Davanti allo stesso modo c'è un Saponara che deve recuperare, perché in questo momento non è secondo me capace di fare la differenza, lo vediamo ancora un po' indietro dal punto di vista fisico, e un Tavano che purtroppo Sarri ha detto sta attraversando il suo miglior momento da quando sono qua, gli manca soltanto il gol.
Non la penso proprio così, ecco, secondo me Tavano sta pagando un po' lo scotto con la categoria, da apprezzare per l'impegno, per il carattere, per il cuore che ci mette, una presenza che secondo me conviene sempre avere in campo, però non è il Tavano dello scorso anno, questo è fuori discussione. Sei d'accordo Alessandro? A me pare, sul fatto che Tavano non attraversi esattamente il suo miglior periodo, si può convenire, però a me pare che l'idea di un Empoli in crisi, di un Empoli in difficoltà, faccia soltanto sorridere, perché una squadra che non perde da 6 turni, che ha 29 punti, che ha messo in difficoltà tutte le sue avversarie, parla da sola come identità di gioco e di forza. Può capitare che si incrocino anche formazioni come ieri il Genoa, magari più in vena in quel determinato momento, però parlare di crisi o di calo mi sembra assolutamente fuori luogo. Non di crisi assolutamente, però probabilmente di calo di alcuni giocatori, quantomeno abbiamo visto un Saponara magari non al top, comunque vediamo che l'assenza di Pucciarelli un po' incide probabilmente in queste Empoli. Siete d'accordo in questo? Ma sono d'accordo con Alessandro su quello che diceva, anche perché c'è una cosa particolare che bisogna dire secondo me, che qui stiamo parlando dell'Empoli, non del Barcellona o del Real, quindi ci sta di vedere un primo tempo in cui la squadra soffre un po' di più, in cui magari qualche giocatore è un pochino sottotono. È normale, insomma, è l'Empoli, certo, che tra l'altro gioca contro il Genoa, che a livello di organico è una squadra più forte, perché secondo me il Genoa ha dei giocatori molto 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 interessanti, è davvero una bella squadra, mi piace. Parla tantissimo anche di un'altra classifica, insomma. Infatti, quindi, quindi stiamo parlando di una piccola realtà come l'Empoli, che giocava contro una squadra più forte in casa, poi ci ha abituato talmente bene la squadra di Sarri che appena vediamo qualche trama che non funziona subito diciamo: oh, cosa sta succedendo? Però assolutamente mi sembra fuori, fa sorridere, come ha detto Alessandro, parlare di crisi. L'assenza di Pucciarelli però è un problema, secondo me. Sono d'accordo con chi lo dice, è un problema perché diciamo che limita Sarri nelle scelte, e questo l'Empoli non so quanto se lo può permettere. Lo ha detto anche in conferenza stampa prepartita lo stesso Sarri, insomma, dice alla fine la vittima sono in parte io, perché comunque di 4 attaccanti a disposizione ne ho 3 adesso. Non è che l'Empoli ha l'organico della Juventus o dell'Inter o delle grandi del campionato, e quindi un Pucciarelli anche come giocatore per incalzo, io non penso che nell'Empoli si debba parlare in modo così stringente di titolari e di riserve, però avere un Pucciarelli non disponibile nei fatti è pesante, anche se non credo che questo avrà ricadute per l'obiettivo che a mio avviso è nelle cose. Spero che prevalga il buon senso, non voglio entrare in una disputa, perché sembra di entrare un po' come in un contenzioso fra marito e moglie, fra Pucciarelli e la società. È probabile, voglio essere un po' cerchiobottista, che ci siano un po' di ragioni dall'una e dall'altra parte. L'Empoli evidentemente vuol cercare di legare a sé il giocatore evitando che sia tentato da altre sirene. Pucciarelli avrà, come dire, visto che ha un contratto fino al 2016, anche il diritto di aspettare qualche mese per capire meglio quanti gol realizza, come si comporta. Quindi mi sembrano francamente legittime, se andiamo a ben guardare, entrambe le posizioni. Ma situazione ancora in stand by, Tommaso, tu che insomma segui l'Empoli davvero quotidianamente anche al campo. Noi abbiamo visto Pucciarelli allenarsi a parte in questi giorni. Qual è la situazione attuale, anche che prevedi per le prossime settimane, Ma la situazione è molto semplice. Pucciarelli è stato chiesto di firmare il rinnovo del contratto, lui, o meglio il suo entourage, perché poi bisogna sempre parlare dell'entourage del giocatore quando si parlano di queste cose. Non vuol firmare adesso, vuol firmare a giugno. La società rivendica un accordo che era stato trovato, in realtà sembra che questo accordo in realtà non fosse proprio esattamente stato trovato. È una questione di soldi, ma non è proprio il problema, non sono proprio i soldi, insomma, quello è un problema superabile, il discorso probabilmente è un altro. E niente, è chiaro che finché Pucciarelli non avrà firmato il contratto, Sarri non lo convocherà. Questo è abbastanza palese, perché Pucciarelli ha detto: io comunque sono tranquillo, sono a disposizione. La società ha detto: non è fuori rosa. Sarri ha detto: non è fuori rosa. Però lo abbiamo visto ieri anche al Castellani. Sì, esatto, era al Castellani a vedere la partita. Però è chiaro che finché non avrà firmato, Sarri lo ha fatto chiaramente capire, lui non lo riterrà, diciamo, idoneo a partecipare alle partite, quindi lo farà allenare in gruppo fino alla fine della settimana e nella rifinitura lavorerà a parte. Ufficialmente non è fuori rosa, tecnicamente
non so come altro definirla questa situazione. Io non lo so se si potrà risolvere in tempi brevi. La società dell'Empoli è stata chiara, noi ci aspettiamo la firma, perché poi Pucciarelli ha detto anche io sono pronto a trattare nuovamente, se vogliono firmare adesso sono pronto a trattare. Secondo me nascondeva un po' il messaggio della serie: ok, se volete che firmi adesso io posso firmare adesso, però datemi qualcosina in più, magari non necessariamente a livello economico, però qualche clausola in più. L'Empoli dice no, tu firmi adesso con l'accordo che avevamo trovato. Questa situazione la vedo, non la vedo facilmente risolvibile. Poi io sa che magari da domani si sblocchi subito, Posso però, Erika, sì, spostare la questione da un'altra parte? È consentito farlo? Cioè, più che un caso Pucciarelli, se proprio ne vogliamo trovare uno per forza, secondo me c'è un caso Saponara nell'Empoli, perché se andiamo a ben guardare, questo calciatore è arrivato con tante aspettative, preceduto da una fama importante, tutti noi ci aspettavamo da lui evidentemente delle cose che poi non sono arrivate, anche per un concorso di situazioni sfortunate. Però se ci pensi bene, l'arrivo di Saponara non ha oggi portato un quid, un qualcosa in più all'Empoli, e anzi forse ha tolto delle situazioni. Ieri lo abbiamo avuto, ne abbiamo avuto la conferma, perché la partita è stata spaccata nel secondo tempo dall'ingresso di Verdi. Cioè, credo che, sì, più sul Pucciarelli che c'è o che non c'è, a mio avviso in questo momento forse il giocatore su cui dobbiamo interrogarci maggiormente, ancor più di Tavano e ancor più di altri, è proprio Saponara. Ti faccio rispondere su questo, Tommaso, dopo la pubblicità. Brevissimo flash sul resto, perché l'Usa Empoli vince sul campo di Canegrati 40-31. Il prossimo turno sarà di riposo per l'Usa Scotti Rosa Empoli, ma alle porte il decisivo scontro in chiave promozione contro Castelnuovo Scrivia, in programma sabato 21 marzo alla Lazzeri. Oltre 100 persone hanno partecipato ieri all'inaugurazione della mostra Quello che le donne dipingono, l'esposizione ospitata nella sezione mostre temporanee del Museo Civico di Fucecco, proseguirà fino al 14 marzo. E vi informiamo che anche che nel centro storico di Empoli torna ad avere un punto market in Piazza del Popolo, inaugurato sabato pomeriggio. Restate con noi, tra pochissimo parliamo di Empoli.